rapidamente riferimento. L'ideologia europea sta esattamente in quella forma, oggi divenuta asfissiante e insopportabile, di pensiero, per cui non si danno alternative rispetto all'Europa. Rinunciate a ogni speranza, o l'Europa o l'abisso, o l'Europa o la morte. No? Questo si iscrive pienamente, ancora una volta, nella logica ideologica propria del capitale. Il capitale oggi non pretende di essere il migliore dei mondi possibili, ma nega la possibilità che vi siano alternative rispetto al mondo di cui siamo abitatori. Se fate caso, c'è una logica molto profonda che assimila i governi thatcheriani, there is no alternative, all'aggettivo preferito della cancelliera Merkel, alternativelos, senza alternative. L'idea dell'assenza di alternative, la frase preferita dei politici, no? Non vi sono alternative, agiamo nell'ordine delle sole possibilità date, seguire il mercato e adattarsi. Appunto, l'ideologia del capitale assoluto è esattamente questa. Di fronte alle tragedie nell'etico che continuamente l'eurocrazia continua a produrre, sacrificando sull'altare di Monsieur le Capitali il popolo greco oggi e domani verosimilmente quello italiano, se non usciamo rapidamente da questa follia organizzata, di fronte a questo scenario di genocidio finanziario, gli europeisti, nel senso di difensori dell'euro, continuano a ripetere il mantra «ci vuole più Europa». Avrete notato, i problemi ci sono dei problemi, ma ci vuole più Europa. Ora, io trovo questa espressione di una ipocrisia tale a quella di chi, di fronte a un drogato, dicesse che per curarlo dai suoi problemi ci vuole più droga. No? Evidentemente. Bisogna destrutturare questa ideologia. Ovviamente, lo si è detto in più luoghi oggi, non sarà facile la battaglia, non sarà facile di per sé gestire l'esodo dall'euro, già solo per il fatto molto prosaico che a gestirlo sarà la stessa classe politica che oggi ha il potere, evidentemente, quindi ci sarà un periodo difficile, però sarà difficile soprattutto per la resistenza del mainstream mediatico ideologico, il mondo della manipolazione organizzata. No? Il problema oggi non è la gente comune, che ha già capito come stanno le cose. Il problema sono gli intellettuali, specie quelli di sinistra, e i politici. Questo è il problema. Questo è il problema. Io purtroppo... Il problema è che oggi culturalmente il capitale si riproduce a sinistra. No? La perversa idea internazionalistica del mercato oggi è la stessa dei gruppi superstiti della sinistra. Potremmo dire che se ai tempi di Marx poteva aver senso pensare un esodo dal capitale tramite l'internazionalismo, oggi l'internazionalismo è l'altra faccia della medaglia della globalizzazione dei mercati, evidentemente. Non bisogna farsi illusioni su questo punto. Oggi la soluzione arriverà solo se si tornerà a gestire localmente la politica e quindi uscendo dallo spazio globale dell'Europa. No? Ma appunto il mainstream mediatico lo rende impossibile questo. No? Lo diceva già Marcuse, non appena c'è la soluzione, il sistema dell'ideologia dominante la usa per rendere impossibile la soluzione. No? Lo capite bene? Il discorso ideologico sull'euro oggi continuamente orbita intorno a questo tema. No? Puoi parlare di tutto ma non dell'euro, puoi parlare di tutto ma non dell'uscita dall'euro. No? L'ideologia individua esattamente il problema sempre e lo rende, potremmo dire, lo anestetizza in qualche misura, lo rende invisibile, no? Lo rende